Con Tersigni dell'Accademia Sport è una partita sicuramente molto combattuta, è stata decisa soprattutto secondo me nel primo tempo, primo tempo dove voi avete avuto alcune disattenzioni difensive, evidentemente forse è proprio questo il problema principale in questa stagione della vostra squadra, qual è la tua analisi? Allora perché io le dico che un gruppo che sta qui con l'Under 21 gioca anche in prima squadra, quindi forse stiamo pagando un po' la fatica giocando sia il sabato. La domenica, anche è vero che oggi abbiamo giocato in mezzo alla settimana, però comunque molti ragazzi arrivano un po' affaticati, quindi forse abbiamo fatto qualche dissistensione proprio per la stanchezza fisica. Nel secondo tempo comunque avete avuto grande carattere nel rientrare, eravate sotto 4-1, subito due gol e ci avete comunque creduto fino all'ultimo anche con il portiere in movimento. Secondo te cos'è che poteva essere fatto meglio in questa, in questa occasione? Allora sicuramente dovevamo stare un po' più attenti in fase difensiva, dovevamo evitare di fare qualche fallo inutile in modo tale da non arrivare al tiro libero, e però ce l'abbiamo messa tutta, questa è la cosa che ci contraddistingue a noi, che abbiamo un sacco di forza mentale per poter recuperare le partite e speriamo di fare un bel finale di stagione. Con San Marco, portiere dell'Accademia, una gara che comunque è stata molto intensa, vibrante, avvincente. Tu nel secondo tempo ti sei dato un grande affare, hai parato tantissimo. Non sei riusciti comunque a portare a casa punti. Secondo te perché? È stata una partita molto nervosa, più che altro un po' strana all'inizio, ci cioè, avevamo mangiato un po' di gol, però è andata comandata. Un po' la stanchezza, pure facciamo prima squadra, under 21, ne risentiamo. Purtroppo la partita è andata un po' sul nervosismo e abbiamo giocato bene pure, più, più di quello non potevamo fare. È andata come andata. Purtroppo è questo è calcio. Dello United Aprilia è stata una partita, eh, in questo caso devo dire davvero molto bella, molto combattuta. Avete avuto la meglio per 6 a 4, grazie soprattutto al primo tempo. Tanti alti e bassi, però, in questa sfida. Qual è la tua analisi? Sì, l'abbiamo sentita molto la partita e specialmente all'inizio ci sono stati alcuni battibecchi tra una squadra e l'altra, però fortunatamente per il modo sportivo del, del capo, cioè il mister, siamo riusciti a stare tranquilli e a rimanere compatti soprattutto. E specialmente il comportamento della nostra squadra ha dato, è, stato, è, stato un, è stato figlio specialmente per, per fare un'ottima prestazione. Infatti a proposito di fair play, soprattutto nel primo tempo eh, c'era stato un episodio che era stato non visto in maniera perfetta dal direttore di gara, anche noi in postazione abbiamo avuto la sensazione ottica che quel pallone eh, avesse impattato sul pallo, invece voi vi eravate accorti in campo che loro avevano segnato quel gol e glielo avete eh, fatto segnare subito dopo. Questo è il fair play che dovrebbe regnare nel calcio. Ovvio ovvio, anzi al primo tiro si pensava che fosse stato già dal primo tiro gol ma giustamente avevamo detto che anzi visto anche che non era il secondo tiro, invece, era nettamente gol. E dal capitano c'è stato cioè il mister, c'è stato questo fair play. Perché secondo me, non si vede da qui quanto una, persona, quanto una squadra è forte, ma da quello che dimostra in campo. Infatti, si è visto. E ci sono state perché secondo me il calcetto, calcio a 5 futsal si vede di emozioni. E è stato tutto dalla nostra parte, fortunatamente perché sono, sono un'ottima squadra. e il, il 10 ci sono stati alcuni battibecchi. Non so se l'hai visto, però ci siamo chiariti e fortunatamente è andato tutto come si pensava.